maestra Cristina Ferrari, e per essendo un membro della giuria, e come ti pensa questo concorso e questo concorrente giovane rispetto all'anno scorso? Beh, è sempre un grande piacere tornare in questa seconda edizione. Trovo un'evoluzione da parte del concorso, innanzitutto una grande adesione da parte di tanti giovani artisti, ci sono elementi molto interessanti che stiamo ancora appunto selezionando, e comunque la qualità della giuria di questo concorso è talmente alta che penso sia già un grandissimo successo da parte del concorso, perché comunque un concorso è importante grazie anche ai componenti della giuria che lo compongono. E la seconda domanda è: secondo lei quali sono i requisiti essenziali per i vincitori? Io credo che si debba analizzare i candidati da tanti punti di vista, innanzitutto certamente dalla qualità vocale, ma soprattutto dalle potenzialità che lo strumento vocale hanno a disposizione e vederlo proiettato in futuro. Stiamo parlando pur sempre di un concorso di giovani cantanti, quindi è chiaro che non tutti sono già pronti per poter affrontare i palcoscenici, però io credo che sia veramente necessario da parte della giuria poter individuare chi in futuro, a breve termine si auspica ovviamente, possa ricoprire ruoli in teatri importanti. Quindi oltre a questo anche alla personalità, al modo di affrontare, l'interpretare l'aria, alla pronuncia per quanto riguarda i candidati stranieri, però devo dire che ci sono dei buoni elementi. L'ultima domanda, può consigliarci i nostri concorrenti che sarà ammessi alla finale? Il consiglio è quello di studiare sempre moltissimo, di approfondire molto il testo, quindi la parola, prima di affrontare qualsiasi ruolo, perché qui non si tratta semplicemente, noi ascoltiamo delle arie estrapolate dalle opere, ma noi dobbiamo sempre pensare al ruolo che vanno a interpretare nella totalità dell'opera. Quindi di studiare moltissimo, di ascoltare anche comunque i grandi artisti del passato e soprattutto di avere molta, molta umiltà. Grazie mille, gentilissima maestra. Grazie a voi.